Comunque il braccialetto è bello spesso, è rigido, fatto con il cristallo di Boemia, che è molto luminoso, è multicolor, si chiama aurora boreale questi cristalli, il colore di questi cristalli. Ho messo la chiusura magnetica, molto che comodo da chiudere. Questo è tutto lavorato a mano, molto bello il bracciale indossato, facile da chiudere, indossato, ecco. C'è anche anello che ho fatto nello stesso modo. Molto bello. Bombato leggermente, però questo rosso è il color sherry, rosso più scuro, guardate, un bel rosso. Più che rosso è bordino. Poi queste orecchine con la pallina più grande ho fatto in questo modo. Vi faccio vedere addosso più o meno come sono. Queste palline belle in questo modo. Pallina ho messo ho messo questa catena che è bella lavorata. Ecco. Ho messo la chiusura, bella grande, ecco, un moschettone grande, così potete fare l'altezza che volete, questa è la pallina.
questo è il braccialettino. Guardate, farfalline. La collana è fatta in questo modo, vi faccio vedere. Ecco, la collanina così. E il moschettone in argento 1925. Poi volevo farvi vedere le orecchine che ho fatto nuove con la pietra lavica. A forma di stellina, ha un colore beige chiaro. Ecco, ho messo le catenine e ho messo il cavalletto marino. Da tutti e due i lati uguali. Ecco, molto belle queste, in particolare. Vi faccio vedere addosso. Questo colore ametista, anche se la videocamera non rende molto questo colore, è un colore ametista che si abbina benissimo con queste macchie che non sono marroni, sono su tonalità di bordeaux, ma è molto particolare. Madreperla, questa forma di goccia. E con il filo di argento sottile ho fatto questa lavorazione che è molto particolare, ma su etnico, diciamo. E ho messo le monachelle di argento 925 dorati. Ecco, questo è retro. Molto belle, vi faccio vedere addosso. Indossati come si presentano. Non sono molto grandi, non sono pesanti, quindi potete tranquillamente portarli tutta la giornata. Vedete? Molto particolare.
rosse. Retro in questo modo si presenta.